Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Continuiamo a parlare di registri a scorrimento, gli shift register. Oggi ci occupiamo nello specifico del PISO, quindi Parallel Input Serial Output, e del PIPO, Parallel Input Parallel Output. E, quello che abbiamo visto finora sono le altre due combinazioni. Per fare un piccolo schema, qua ho esplicitato quello che è lo schema che esamineremo oggi, quindi la scrittura di tipo parallelo e poi la lettura di tipo seriale, il PISO. Ovviamente questo ho fatto una freccia un po' più magra perché ovviamente nella scrittura parallela i dati entrano in contemporanea, mentre nella lettura seriale escono uno per volta in fila. E poi dopodiché la scrittura parallela e la lettura parallela. Ora, quello un pochino più delicato è il PISO. Perché? Allora, intanto, quando è che è necessario avere una scrittura di tipo parallelo e un'uscita di tipo seriale? Quando vogliamo andare a fare una trasformazione appunto da parallela a seriale, e questo ci serve quando vogliamo fondamentalmente risparmiare dei fili di trasmissione. Quindi, quando abbiamo una sola coppia di fili per poter trasmettere un'informazione di tipo binario, per forza di cose dobbiamo andare a fare una lettura di tipo seriale, quindi andare a fare una conversione parallelo seriale. E questo è quello che poi ha quindi un trasmettitore. Il ricevitore a sua volta deve possedere una cosa contraria, quindi, come abbiamo visto nella lezione precedente, un SIPO, quindi un serial input, e ritrasformare ovviamente il dato in forma parallela. Ora vi lascio un attimo alla sigla e poi parliamo nello specifico dei PISO. Allora, per quanto riguarda i PISO, possono essere di due tipi: o di tipo asincrono, quindi abbiamo praticamente il caricamento tramite una NAND, cioè una serie di NAND e l'ingresso di abilitazione, che mi permette di appunto abilitare. Qua abbiamo in realtà, non l'ho riscritto, il preset, quindi qui abbiamo. Che ve lo inserisco e lo mettiamo anche un po' più piccino. Ecco qua, ho inserito preset e il clear qua. Quindi possiamo avere l'ingresso appunto di tipo parallelo con l'abilitazione del preset. Per quanto riguarda sempre gli asincroni, possono essere, ma come un po' tutti il discorso dei registri, possono essere fatti. In genere si fanno con i flip-flop di tipo D, ma possono anche essere fatti con i JK in questa configurazione che vedete sotto, oppure con set reset. Quindi ovviamente bisogna fare attenzione al discorso. Allora, qua in realtà vedo che c'è un pallino che non ha molto senso, quindi qua in realtà è così che ho preso una parte di circuito trovato, quindi così va direttamente, si prende l'uscita negata per andare a quello successivo, lo vedete così. Ok, generalmente dicevo si utilizzano i D. Allora, nel caso appunto asincrono, perché utilizzando l'ingresso di preset non ho un caricamento che dipende dal clock, per questo che c'è il discorso della asincronia. Per quanto riguarda invece PISO di tipo sincrono, in questo caso abbiamo che il caricamento dei dati viene regolato. Aspetta che forse l'ho fatto un po' grandina, spero ci sia tutto. La sposto magari un pochino più in qua, viene regolato mediante dei multiplexer in questo modo. E qua abbiamo, in questo modo abbiamo appunto l'ingresso di selezione del multiplexer, e se il load del multiplexer è uguale a 0, verranno caricati contemporaneamente in ingresso ad ogni flip-flop i dati di 1, di 2, di 3, di 4, quelli che ci sono. Se invece il load è uguale a 1,
avremo in ingresso il valore della uscita, diciamo dell'uscita del flip-flop precedente, quindi si abiliterà in ingresso l'uscita di questa parte qua e non quella del dato. Ora, per ultimo ci rimane il registro Pipo, che diciamo che è il più semplice da comprendere, poiché praticamente si tratta semplicemente di una serie di flip-flop di uno vicino all'altro, ma che agiscono praticamente in modo indipendente, poiché i dati arrivano su ciascun flip-flop, arriva il dato e quindi è in grado di memorizzare il bit della parola che io voglio andare a memorizzare, e ogni uscita è la conseguente uscita del flip-flop preso in considerazione. Quindi ad ogni colpo di clock io posso contemporaneamente memorizzare una parola lunga tanto quanto sono il numero dei flip-flop contenenti il registro. E quindi semplicemente qua ho il discorso del caricamento parallelo da qua e l'uscita parallela da qua, senza nessuna interazione se non il clock che sincronizza tutti quanti i flip-flop di questo registro. Bene, spero che questo sia tutto chiaro. Vedremo più nel dettaglio facendo qualche esercizio, magari diverse tipologie di realizzazione e il discorso dello scorrimento. Per ora abbiamo visto tutto scorrimento da sinistra a destra. Vedremo anche il come realizzare registri che scorrono invece da destra a sinistra o in entrambe le direzioni. Bene, fatemi sapere se questo argomento comunque vi interessa. Posso continuare con i video e ci vediamo al prossimo video.